D'accordo, tutti sistemati possiamo iniziare questa serata. Io sono Sara Mingucci, assessore alla solidarietà del Comune di Pesaro e volevo come premessa ringraziare la Biblioteca San Giovanni e la Casa Circondariale di Villa Fastici per aver organizzato questa bellissima iniziativa che è la 12ª edizione e che come amministrazione comunale abbiamo fin da subito creduto proprio per la collaborazione di queste due realtà e soprattutto anche per la possibilità di presentare il lavoro e tutte le attività che vengono svolte dai detenuti e dalle detenute durante l'anno. E questa sera il tema della serata sarà appunto la pena carceraria. Abbiamo due ospiti e li volevo presentare anche perché sono molto contenta di essere qui con loro questa sera e penso che sarà anche un momento importante di confronto e di approfondimento su questo tema particolarmente complesso e delicato. E Silvia Cecchi, che vive a Pesaro, città in cui è nata e esercita la professione di magistrato, è sostituto procuratore presso la Procura di Pesaro. Ha pubblicato saggi, prose e racconti, tra cui anche la vittoria di un premio Montale 2004 per gli inediti, e testi lirici per compositori, Guarnieri e Gandhi. Per Liberi Libri ha pubblicato Giustizia relativa e pena assoluta nel 2011, mentre nel 2013, insieme a Di Rosa Bonetti Della Dora, il libro sulla pena al di là del carcere. Un ultimissimo libro che verrà pubblicato breve, sentito A partire dalla pena, sempre con Di Rosa e Di Dendio, e verrà pubblicato appunto a breve. L'altro relatore è Samuele Animali, è avvocato, collabora con l'Università di Macerata dove insegna Sociologia del Diritto, pubblicato monografie, articoli di approfondimento scientifico e professionale, in particolare in materia di nuove tecnologie e di tutela dei diritti civili e sociali. È presidente dell'Associazione Antigone, una ONLUS che si occupa di Marche, una ONLUS che si occupa di politiche della giustizia e dei diritti dei detenuti e anche componente del direttivo nazionale. L'associazione è stata fondata nel 1991 e rappresenta una coscienza critica rispetto alle politiche della giustizia in Italia. È un'associazione molto importante. Prima di lasciare la parola a Samuele Animali, che ci tratterà appunto diciamo un po' quelle che sono le attività e il ruolo dell'associazione Antigone e soprattutto qual è il risultato del rapporto Antigone nel 2015, volevo dare la parola e ringraziare anche per la loro collaborazione alla bibliotecaria Loredana Carassai che ci leggerà da una bibliografia che loro hanno scelto due brani proprio specifici sul tema della serata. Quindi prima di iniziare tutto il dibattito cedo la parola alla lettura. Allora, io rubo 5 minuti all'inizio del dibattito per dirvi che sul tema di questa giornata la biblioteca ha preparato una bibliografia che riguarda, che fa il punto un po' se vogliamo, sul dibattito degli ultimi due decenni su questo tema, sul tema della pena, dei sistemi penali, della pena carceraria, delle pene alternative. Questa bibliografia è disponibile sopra al balcone dietro di voi insieme a una parte dei libri. Abbiamo scelto anche un paio di brani che vorrei leggere, così che mi piacevano e che appunto ho scelto per voi, e da due libri diversi, anche molto lontani tra loro come periodo di pubblicazione. Il primo è un brano da Sorvegliare e punire di Michel Foucault, che è del 1975 ed è stato un libro che poi è stato utilizzato diciamo, come base per tutto il dibattito che è venuto successivamente su questi temi. In particolare il libro si occupa della nascita delle prigioni e dei cambiamenti nei sistemi penali nell'età moderna, nella civiltà occidentale. Il secondo brano, che è un pochino più lungo, invece è un brano molto attuale, proviene da un libro di
di Gherardo Colombo, che tutti voi conoscete perfettamente, che si intitola Il perdono responsabile e che ha un sottotitolo molto significativo che si può educare al bene attraverso il male e si interroga molto sul sistema, appunto, sul sistema carcerario. Dunque, parto appunto dal primo brano, quindi Sorvegliare e punire. Nella svolta determinante, a cavallo dei due secoli, in questo caso 700 e 800, una nuova legislazione... Scusate, con il microfono se riesco a... Allora, nella svolta determinante, a cavallo dei due secoli, una nuova legislazione definisce il potere di punire come funzione generale della società, che si esercita in egual modo su tutti i membri e nella quale ciascuno di essi è ugualmente rappresentato. Ma facendo della detenzione la pena per eccellenza, essa introduce procedure di dominio caratteristiche di un tipo particolare di potere. Una giustizia che si afferma uguale, un apparato giudiziario che si vuole autonomo, ma che è investito dalle dissimmetrie degli soggettamenti disciplinari. Tale è il connubio da cui nasce la prigione, pena delle società civilizzate. Conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione, come sia pericolosa quando non è inutile, e tuttavia non vediamo con quale altra cosa sostituirla. Essa è la detestabile soluzione di cui non si saprebbe fare a meno. Questa evidenza della prigione, dalla quale ci distacchiamo a fatica, si fonda prima di tutto sulla forma semplice della privazione di libertà. Come potrebbe la prigione non essere la pena per eccellenza in una società in cui la libertà è un bene che appartiene a tutti, nello stesso modo e al quale ciascuno è legato da un sentimento universale e costante? La sua perdita ha dunque lo stesso prezzo per tutti. Assai più dell'ammenda, essa è castigo egalitario. Così scriveva Michel Foucault nel 1975. Che cosa scrive? Tra le altre cose, ovviamente. Gherardo Colombo, in Il perdono responsabile. Intanto dice che bisogna liberarsi di un equivoco. Se il carcere non va bene, e questo già lo diceva poco, se non serve, com'è possibile difendere la società, le singole persone, i loro diritti, da quanti cercano di aggredirli? Se una persona è pericolosa per gli altri, bisogna forse lasciarla circolare liberamente e permettere che svolga la sua pericolosità facendo del male al prossimo? Tutto ciò per rispetto di una pretesa dignità dei malfattori e in ragione del pessimo funzionamento del sistema penitenziario? L'equivoco sta proprio in questo, che non è vero che alle osservazioni svolte sul carcere consegua che chi è pericoloso per gli altri possa circolare liberamente e mettere in atto il suo comportamento trasgressivo. Chi è pericoloso deve stare da un'altra parte, ma quest'altra parte non può essere il carcere, nella forma nella quale generalmente lo si intende oggi. E ancora, la concezione filosofica secondo la quale chi trasgredisce deve essere sottoposto a una pena, e cioè deve soffrire, dipende da una più generale convinzione sull'essenza della relazione tra gli esseri umani. Se questa è basata sulla teoria del premio e del castigo, la conseguenza della violazione della regola non può essere che il castigo. Non è questo però l'unico modo possibile di intendere la relazione tra gli esseri umani. C'è un'alternativa e questa muove dall'idea del dono, della gratuità del comportamento. Ci si può relazionare non in vista di un premio o di un castigo, ma in vista di uno stare insieme armoniosamente, rompendosi il quale la soluzione non è costituita dalla retribuzione, ma dalla riconciliazione. Si tratta della prospettiva che ha come punto di partenza la gratuità, nella quale diventa centrale proprio la disponibilità al perdono, in altre parole la disponibilità all'accoglienza. Si consideri quanto diversi risultano i modelli organizzativi di una società che ha come riferimenti costitutivi la supremazia, lo scambio oneroso, l'obbedienza, il conflitto, la separazione, l'esclusione, l'ordine fino a se stesso, e di una società che si rifà invece al riconoscimento, alla dignità, alla gratuità, alla libertà uguale, all'armonia, all'inclusione.
all'ordine finalizzato alla realizzazione della persona, piuttosto che alla persona finalizzata alla realizzazione dell'ordine. Chiudo con due righe sul concetto di perdono, che è anche questo un grande equivoco. Esiste un equivoco di base. Il perdono è considerato generalmente sinonimo di cancellazione. Cancellazione del peccato, cancellazione del tradimento, cancellazione del reato, mentre il suo significato proprio sta nella conferma, nel recupero della relazione che si era abbandonata, senza che ciò neghi l'esistenza del fatto che l'ha interrotta. Bene, io chiudo qui. Per questi 5 minuti, e chi volesse dare un'occhiata ai libri e alla bibliografia può farlo sopra, dietro di voi, nel bancone. Grazie. Grazie a te. Bene, io direi di iniziare subito con il dibattito e darei la parola a Samuele Animali per parlarci un po' sia delle attività e ruolo dell'associazione Antigone, sia anche del rapporto e dei risultati che sono venuti fuori appunto da questo rapporto, dalle condizioni comunque dei carceri, come sappiamo tutti, sono molto molto complesse e molto delicate. Quindi non rubo altro tempo e lascio subito la parola a Silvia Animali. Grazie per l'invito. Antigone, come diceva l'assessore, è un'associazione che si occupa dei diritti dei detenuti. In realtà questo è vero fino a un certo punto, anzi non è vero, nel senso che Antigone non si occupa dei diritti dei detenuti, si occupa di una questione più fondamentale ancora rispetto ai diritti dei detenuti, perché si occupa dei diritti di tutti. Nel senso che il carcere è uno di quei luoghi, come viene fuori dalle parole di Colombo e anche da quelle di Foucault, il carcere è uno di quei luoghi dove più si può vedere quanto civile è una società e quanto i diritti civili sono minacciati dalla società stessa, dallo Stato che la rappresenta. Quanto questi diritti possono essere tutelati o appunto negati. Quindi occuparsi dei diritti dei detenuti, tutto sommato, è una definizione incompleta, in quanto è interesse di tutti occuparsi dei diritti dei detenuti, proprio perché ci sono luoghi dove questi diritti sono messi in gioco più che in altri luoghi, e il carcere è uno di questi posti. Potremmo citare forse altri luoghi, gli ospedali, piuttosto che nelle istituzioni dove sono accolti gli anziani, i disabili, ma il carcere sicuramente è una di queste istituzioni. Chiaramente Antigone nasce su una specificità, che è quella comunque di analizzare in particolare le questioni che riguardano il diritto penale e l'applicazione del diritto penale. Nasce in un momento in cui la critica era rivolta soprattutto ad una legislazione di emergenza che caratterizzava quegli anni, parliamo di 20-25 anni fa, ma lo fa in particolare attraverso due strumenti. Uno si chiama il difensore civico di Antigone, che è un'istituzione alla quale le persone private della libertà personale si rivolgono per reclamare alcuni dei loro diritti o comunque per ottenere dei pareri o degli interventi da parte di un'associazione non governativa come Antigone, da parte di un'associazione indipendente che nei casi più eclatanti si è anche costituita parte civile all'interno di processi, ovvero ha contribuito attraverso delle campagne pubbliche a cambiare delle leggi, delle normative che erano, diciamo, contrarie rispetto a quello che dovrebbe fare un paese civile, rispetto all'esempio che altri paesi più civili del nostro ci danno. L'altro strumento, di cui parlerò giusto un attimo, è appunto l'osservatorio. L'osservatorio sulle condizioni di detenzione, una cinquantina di soci di Antigone che si formano per questo, tutti gli anni visitano tutti gli istituti penitenziari italiani. Visitano questi istituti, compilano delle schede, fanno un report.
questo libro che viene pubblicato sia online sia attraverso una pubblicazione dove alcune questioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi in cui sono state effettuate queste osservazioni, queste questioni sono approfondite. Questo è l'11° rapporto, quello di quest'anno, è uscito a metà di questo mese di marzo, e quest'anno l'abbiamo intitolato Oltre i 3 metri quadri. Oltre i 3 metri quadri è un riferimento preciso alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la famosa sentenza Torregiani, nella quale questa misura dei 3 metri quadri era individuata come la misura minima, diciamo, compatibile con il rispetto della dignità dell'uomo. Se parliamo di 3 metri quadri a persona all'interno delle celle. Oltre i 3 metri quadri è importante anche perché, se avete letto alcune dichiarazioni intervenute dopo che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha riesaminato il caso italiano e ci ha, diciamo così, promosso tra virgolette perché in realtà è stata una specie di ci ha rimandati a settembre, diciamo così, ha detto: beh, avete fatto bene, perché quel sovraffollamento che caratterizzava la situazione all'epoca della sentenza Torregiani si è, diciamo così, mitigato, e quindi siamo a 3,1 metri quadri. Quindi dal punto di vista strettamente matematico l'Italia non è più fuori legge per la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi si potrebbe fare riferimento a Trilussa e alla questione del pollo a testa. In realtà se andate all'interno degli studi penitenziari vi rendete conto che questi 3,1 metri quadri hanno il difetto che hanno tutte le medie. Anche guardando la situazione delle Marche, noi vediamo che nelle Marche ci sono istituti che non sono sovraffollati, quindi questo significa che ci sono altri istituti che sono sovraffollati, perché se la media è 3,1 significa che laddove un istituto ha un 3,5, un 4, un 5 di media, penso per esempio a Fossombrone, dove il sovraffollamento non è possibile per questioni strutturali, significa che ci sono altri istituti che sono sovraffollati, e ce ne sono. Ma oltre 3 metri quadri significa proprio oltre 3 metri quadri. Cioè significa, e questo nella sentenza Torregiani ce l'ha scritto, che la questione non è una questione da matematici, cioè non è solamente, non è principalmente un problema di avere un certo spazio calcolabile attraverso il righello, ma è un problema di rispetto della dignità delle persone, e per questo la Corte Europea dei diritti dell'uomo ce l'ha dedicato, cioè per il fatto che le condizioni dei nostri istituti penitenziari non erano tali da garantire il rispetto della dignità delle persone così come costruito all'interno delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi abbiamo intitolato Oltre 3 metri quadri. Oltre 3 metri quadri ci sono altre questioni. Le accenno soltanto, poi magari se ci sarà modo di approfondiremo quando parleremo delle questioni specifiche. Anzitutto il numero. Siamo passati da un massimo di 67.000 persone private della libertà personale all'interno degli istituti penitenziari a un numero di detenuti che al momento, adesso non vado a cercare, dovrebbe essere 52.000, 52.000 rispetto a 49.943 posti. Io quando dico questa cosa penso sempre ai contenitori delle uova, no? Sapete, tu per comprare il contenitore delle uova ci sono 6 posti, il settimo uovo non ce lo puoi mettere. Allora, come si fa se la capienza regolamentare è 49.943 a metterci 52.000 persone? E questa la risposta la sappiamo, e però la lascio come provocazione. Quindi in realtà ancora il sovraffollamento c'è, siamo al 108% di sovraffollamento. Non siamo in questo momento lo stato più sovraffollato, ci sono altre situazioni peggiori della nostra, ci sono anche altre situazioni migliori, c'è da dire. Come si è ottenuto questo risultato, diciamo così, soddisfacente o forse no? Si è ottenuto facendo parlare gli ingressi in carcere attraverso una serie di provvedimenti che hanno agito su alcuni istituti legislativi, ma e di questi ne potremo parlare, ma adesso non è un discorso
comunque richiede del tempo. Pensiamo alla custodia cautelare che è stata cambiata ed è stata resa più eccezione, ma già la prima doveva essere un'eccezione la custodia cautelare in carcere. Pensiamo alle cosiddette porte girevoli che sono state, diciamo, eliminate, nel senso che le carcerazioni brevissime in questo momento si cerca di evitare, ed altri provvedimenti che conosciamo dalle cronache. Ma la cosa interessante è che sono calati anche i reati, cioè le statistiche ci dicono che i reati sono calati. Questo cozza un po' con quella che è la nostra impressione, con quella che è la lettura mattutina dei giornali, dove si dice che la sicurezza è un'emergenza. Anche questo è un problema. Come fa la sicurezza ad essere un'emergenza sempre più sentita se i reati in realtà calano, se in cifra assoluta? Io una spiegazione ho provato a darmela, forse ce l'avrei, magari anche di questo ne parleremo meglio dopo, ma l'indizio che vi do è che bisogna sempre distinguere la realtà dalla percezione che si ha della realtà. E c'è qualcosa che non va in questa percezione. Qualcosa che non va in questa percezione che, per esempio, ci porta a raddoppiare la pena per i furti in appartamento. Ora, il furto in appartamento è qualcosa che crea molto allarme sociale. È oggettivamente un reato estremamente più grave di altri reati che vengono puniti con pene minori? Sarebbe una cosa da chiedersi. Ovvero, e forse questa è una cosa anche più interessante per quello che ci diremo stasera, a che cosa serve la previsione di un reato? Serve a calmare, ad evitare l'allarme sociale, ovvero serve a qualcos'altro? Ovvero serve anche ad evitare l'allarme sociale, ma serve anche a qualcos'altro. Ovvero, se c'è qualcosa che crea molto allarme sociale, è legittimo aumentare le pene e prevedere delle pene carcerarie sempre più elevate? Queste anche sono domande che potremmo farci, sulle quali probabilmente ritorneremo. Le statistiche ci dicono anche che uno degli elementi, e il nostro rapporto ci dice anche, che uno degli elementi che ha più inciso su questo risultato di diminuire il numero delle persone detenute è la revisione della legge sulle droghe. La revisione della legge sulle droghe, che non è stata voluta dal legislatore in realtà, ma è frutto di una sentenza della Corte Costituzionale, e però questo è un elemento anche che ci dovrebbe far riflettere circa l'adeguatezza della pena carcere, della pena di privazione della libertà personale rispetto a certe fattispecie, quali per esempio appunto lo spaccio. In realtà la sentenza della Corte Costituzionale fa l'estinzione del piccolo. Spaccio delle sostanze stupefacenti, ma chi frequenta i penitenziari vede che appunto il penitenziario, specie in passato ma tutt'oggi, viene utilizzato per le persone tossicodipendenti. Anche questa è una cosa che ci fa domandare se sia corretto o meno, se sia il modo più corretto per trattare questo tipo di problema, questo tipo di questione. Un discorso simile si può fare per quello che riguarda il discorso straniero. Anche qui è la legislazione, è la normativa che determina un afflusso di persone all'interno del carcere. Cioè, quando noi abbiamo una legge che ha un nome e un cognome, anzi due cognomi, viene emanata questa legge, noi troviamo che il numero di detenuti aumenta. Quando questa legge viene modificata, ovvero quando un'altra sentenza dice che questa legge è parzialmente illegittima, il numero dei detenuti cala. Ne stavamo discutendo prima di entrare in sala. Non è qualcosa di, a mio parere, non è qualcosa di ineluttabile il numero di chiamiamolo pure, delinquenti
ci sono in un paese, ma i delinquenti in parte sono anche frutto di una definizione di quello che per noi è fuori legge, di quello che per noi è, di quello che per noi è meritevole di un certo tipo di sanzione, la sanzione detentiva, e di quello che per noi è meritevole di altro tipo di trattamento sanzionatorio, trattamento di recupero della persona, trattamento che può essere sanitario e così via. Non è un qualcosa di ineluttabile il numero di persone che noi mettiamo in carcere. Il numero di persone che noi mettiamo in carcere è indice di qualcosa che sta succedendo nella società. Se nella società prevale un certo tipo di approccio al problema penale, succede qualcosa dentro il carcere. Se prevale un altro tipo di approccio, succede qualcosa dentro il carcere. Quindi il numero di detenuti è indice di qualcosa che sta succedendo nelle nostre teste, prima ancora che concretamente qualcosa sta cambiando. Velocemente, altrimenti non abbiamo poi tempo di fare il dibattito. Il rapporto si occupa di altre questioni, tipo la legittimità del 41 bis. Voi sapete che il 41 bis è il regime di carcere duro destinato ad avere detenuti pericolosi. Si occupa delle riforme che hanno caratterizzato questi ultimi anni, riforme forse dovute al cambiamento del clima, ma in maggior parte dovute proprio a questa minaccia esterna venuta dalla condanna della sentenza Torreggiani, che è una sentenza pilota. Le sentenze pilota funzionano in questa maniera: la Corte Europea ha anche una dimensione, diciamo così, latamente politica, e queste sentenze pilota sono espressione di questo orientamento che è latamente politico. Cioè la Corte ti dice: attenzione, ho fatto una sentenza in cui ti ho condannato, condanno lo Stato italiano, ma se tu non prendi dei provvedimenti, ti do un anno di tempo, se tu non prendi i provvedimenti entro quest'anno, di queste sentenze ce ne saranno in questo caso centinaia, migliaia, perché centinaia e migliaia erano le domande identiche a quelle della Torreggiani. Noi abbiamo fatto una normativa secondo quello che ci chiedeva la Corte Europea, perché la Corte Europea ci chiedeva in particolare una cosa, ci diceva: basta con questi ricorsi che intasano il nostro tribunale, non possiamo stare sempre dietro agli italiani, trovate una normativa interna che permetta di bypassare il ricorso alla Corte Europea. La normativa interna c'è, stiamo vedendo i risultati di questa normativa interna, non sono del tutto soddisfacenti, perché la maggior parte, penso di poterlo dire, avrei anche i numeri, ma diciamo la maggior parte di questi ricorsi che vengono fatti dalle persone detenute in presunte condizioni di non rispetto della dignità, la maggior parte di questi ricorsi vengono respinti, in quanto la normativa richiede, o comunque non è stata interpretata, nel senso di richiedere un onere della prova non particolarmente gravoso, ma comunque c'è un onere della prova a carico della persona che richiede risarcimento, e specialmente per le prime richieste di risarcimento questo onere della prova si è dimostrato difficile da adempiere, si è dimostrato difficile per le persone detenute dimostrare che effettivamente sono state detenute in condizioni che la Corte considera disumane. A questo punto potremmo andare avanti con il contenuto del rapporto, ma le cose essenziali le vedete, e quindi penso che sia il caso di dare la parola alla dottoressa. Sì, grazie mille, grazie anche per l'analisi più dettagliata, e grazie anche per il lavoro, immagino molto complesso, che è quello proprio della visita all'interno delle strutture che l'associazione fa attraverso i suoi membri, e soprattutto anche dell'analisi più dettagliata che poi dà come risultato quella rappresentazione delle carceri, che come si diceva in premessa è un po' quella che è la rappresentazione della nostra società, no? Questa affermazione è molto provocatoria a mio parere. E dunque io volevo fare una domanda al sostituto procuratore rispetto alla pena carceraria.
In particolare nell'evoluzione di queste tre pubblicazioni di cui avevamo accennato in premessa, quali sono gli aspetti più critici, più problematici della pena carceraria? Tutto questo in un contesto appunto di un'evoluzione anche rispetto all'approfondimento del tema di questa sera. Anch'io ringrazio molto di essere stata invitata a questa serata e che abbiamo impostato un po' in forma dialogica, no? Abbiamo deciso di fare domande e risposte così anche il pubblico potrà intervenire. Il tema è grandissimo, il carcere è un paradigma molto resistente, è dimostrato essere un paradigma molto resistente nel pensiero della gente, dei cittadini. Questa è la grande fatica che si fa a scardinare l'idea del carcere come elemento di sicurezza sociale. Ora si può naturalmente muovere una serie di obiezioni al carcere, di tipo umanitario, sicuramente, questo è stato il lavoro che ha fatto la CEDU, che è un caso della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e con sempre da 3 anni si è occupato dell'aspetto dei diritti lesi, per cui in qualche modo il condannato, il carcerato è diventato una vittima meritevole di risarcimento. È un tema fondamentale, ma non può esaurire il problema della questione penale, come sappiamo bene. È un profilo che è stato anche esaminato nel corso di importante lavoro istituzionale di Antigone, ma anche nel corso delle nostre riflessioni su questo argomento. Si possono fare considerazioni sociologiche come quelle che ha fatto sostanzialmente l'avvocato Animali, perché la popolazione carceraria ha una composizione rivelatrice di quello che è effettivamente la percezione del carcere nella società. Quando ci sono infortuni stradali, incidenti stradali con esiti mortali gravissimi, suscitano un'indignazione, si chiede una pena molto elevata, esemplare, nei confronti di coloro che vivono in particolari condizioni e provocano questi incidenti. Quindi questo, diciamo, è l'atteggiamento che si ha nei confronti del carcere, lo si ha nei confronti degli extracomunitari, lo si ha nei confronti dei tossicodipendenti, ci sono delle paure, quindi delle percezioni alterate, distorte o comunque delle percezioni in un certo senso reali, e così sente il cittadino, dobbiamo tenerne conto. Vi è però anche un altro piano sul quale possiamo considerare la sanzione carceraria, ed è un piano strettamente economico, e io di questo vorrei parlare perché questo è il tema che mi appartiene. Nel momento in cui nasce lo Stato moderno, la sanzione, la risposta al delitto, al reato, viene avvocata dalla parte offesa, dal privato cittadino, allo Stato. Lo Stato si rivendica il diritto di punire. Se lo Stato rivendica un diritto punitivo con le stesse caratteristiche della risposta punitiva che attuerebbe il privato leso, la persona offesa, questa risposta non è una risposta, a mio avviso, giuridica. Perché lo Stato deve porre degli interrogativi diversi, deve, da un lato, occuparsi della persona offesa, dall'altro tenere conto della sicurezza collettiva, deve tutelare la legalità, deve trovare una sanzione che sia rispondente ai caratteri ordinamentali che la legge fondativa del nostro Stato, cioè la Costituzione, ha posto. Il problema della sanzione penale uno non la può risolvere soltanto con la percezione che ne ha il comune cittadino quando vorrebbe che colui che lo disturba, che lo ruba in casa, venisse messo in carcere. C'è una mediazione ed è il punto giuridico della questione, cioè la parabola che compie il problema della sanzione quando passa dal privato allo Stato è esattamente questa, cioè deve attraversare una serie di stadi di pensiero, altrimenti giuridica non può essere chiamata. La Costituzione ci dà un'indicazione molto forte in questo senso, cioè ci dice che la sanzione deve avere alcune caratteristiche, certamente si occupa del piano umanitario, ma poi ci dice che deve essere compatibile con l'ordinamento costituzionale, che deve avere finalità rieducative. E questo è un grande problema,
non parla di carcere, perché la produzione non parla direttamente della pena carceraria, e ci pone questa indicazione. E allora noi dobbiamo chiederci innanzitutto questo, ed è stato, per rispondere alla domanda che mi ha posto l'assessore, il piccolo germe di questo lavoro di ripensamento sulla sanzione, che ha mosso questi limiti che se fosse per me ne muoverebbe tanti altri, perché il pensiero è un pensiero che evolve. E cioè il fatto che il carcere è una risposta totalizzante. L'atto criminale viene scambiato con la persona. In questo scambio, che io direi costitutivo di un idolo negativo, perché cos'è l'idolatria? È la trasformazione della parte nel tutto. Nel pensiero, e su questo si fonde il paradigma punitivo, nel pensiero comune, nel pensiero istintivo, colui che ha commesso un atto delittuoso, un atto chiamato tale dal codice penale, in qualche modo è pervaso in tutta la sua personalità dall'atto che ha compiuto. Nel mio mestiere di magistrato, l'incontro professionale, operativo professionale con i detenuti mi ha ogni volta invece dimostrato e posto la questione di grande interrogativo dell'eccedenza della persona rispetto all'atto compiuto, non soltanto nei momenti in cui i reati erano come reati di droga, reati sono determinati da condizioni fisiche, condizioni cogenti, condizioni fisicamente cogenti, quindi in qualche modo fortemente condizionato, ma anche nei momenti in cui sono compiuti gli altri reati, anche reati piuttosto gravi, direi. E questo tema dell'eccedenza della persona rispetto all'atto, io direi, è decisivo anche nell'ottica costituzionale, perché se noi pensiamo a rieducare una persona, dobbiamo ammettere che nella persona residui una parte capace di evolvere. E quindi se questa parte residua non possiamo che tenerne conto nel trattamento sanzionatorio, che non potrà essere un trattamento totalizzante, perché non dimentichiamo che non soltanto è totalizzante per la persona di colui che va in carcere, ma lo è altresì per i familiari, per i figli, per le mogli, per i mariti. È una pena che si espande al di là della persona. Questo è un problema ineludibile che dobbiamo porci nel momento in cui pensiamo in proiezione come, in che modo e perché cambiare la sanzione carceraria. Ed è il motivo per il quale io riesco a pensare ormai soltanto come cautela e non più come una sanzione nel senso costituzionale della parola. Naturalmente nella mia professione cerco naturalmente, questo è la mia prassi quotidiana, di interpretarla nel modo più compatibile con queste riflessioni. Ma il problema della sanzione penale si pone anche nei termini, ritorniamo al problema della vittima e al rapporto che ha con la persona offesa, nei termini del rapporto con la persona offesa, perché oggi cosa succede? Che se da un lato gli effetti provocati dalla sanzione carceraria sono tali per i quali siamo costretti, seguendo le indicazioni anche della CEU, a creare dei meccanismi deflattivi rispetto all'affollamento carcerario, trovare è vero delle altre modalità di permanenza in carcere. Dall'altro è vero, dobbiamo porci il problema non soltanto dell'educazione, ma quello delle sanzioni alternative, della loro efficacia in termini tenuta della legalità generale dello Stato, e quindi ci poniamo il problema di quali sanzioni alternative, quali possono essere delle alternative al carcere altrettanto efficaci. Ovviamente oggi noi non abbiamo una cultura della sanzione alternativa. Le sanzioni alternative sono ancora prive di contenuti. La soluzione della sentenza Torreggiani che ha fatto sì che in qualche modo si riducesse il ricorso alla sanzione carceraria ha lasciato un vuoto di sanzione penale. Un vuoto di sanzione penale, perché non può soddisfare nessuno, se non in questo senso di umanità minimale, ovviamente che va seguito, ma questo non sarebbe un problema, è un'ovvietà. È un'ovvietà che il carcere non possa avere i diritti elementari e costituzionali della persona,
che le carceri sono diverse da quello che oggi sono, che garantiscono i diritti minimi, e naturalmente questo è una cosa ovvia sulla quale non vale più discutere. Ma il vero problema giuridico è quello di affrontare il problema della legalità, e noi che trattiamo di diritto penale sappiamo che il diritto penale oggi ci pone davanti a delle domande fortissime, e cioè io non credo che in realtà i reati siano diminuiti. Io non credo che i reati siano diminuiti. Alcuni reati sono diminuiti, in realtà sono aumentate le condotte lesive dei diritti primari, dei beni primari, che sono proprio quelle condotte che sono qualificate a diritto penale come reato. Sono aumentate, ma trascendono la dimensione soggettiva, cioè non sono più delle condotte confinate nell'ambito della singola persona, del singolo autore del fatto, della condotta. Sono reati che vengono compiuti attraverso la collaborazione di persone. Le condotte vengono frazionate da più persone, vengono attuate in modo in cui anche la componente psicologica e il coefficiente psicologico non è così facilmente riconducibile al paradigma del dolo, dell'omicidio, per così dire. Noi diciamo il diritto penale pensiamo immediatamente all'omicidio. Vi sono i reati sovranazionali, vi sono le condotte sempre più virtuali, compiute con livelli di astrazione talmente elevati e sofisticati, per cui perdiamo la cognizione della responsabilità nei termini umanistici, se vogliamo dire così, o personologici, i quali eravamo abituati a ricondurli. La criminalità è molto aumentata, è aumentata in una dimensione peraltro quasi inafferrabile. Questo è un tema molto forte che ci rende necessario, a mio avviso, cambiare e ripensare la sanzione anche in vista della repressione di condotte fortemente lesive di beni primari, ma non riconducibili al paradigma del reato classico, monosoggettivo o anche concorsuale, se vogliamo, per cui è facile utilizzare gli strumenti che oggi abbiamo per individuare e accertare la responsabilità, il nesso di causalità, il coefficiente soggettivo, che sia doloso o colposo, della responsabilità individuale, eccetera. E questo secondo me è un problema che dobbiamo sicuramente affrontare. Quello che comporta, secondo me, una riflessione è radicale sul contenuto della sanzione penale è un mutamento anche del concetto di responsabilità. Perché se noi comprendiamo che la responsabilità penale è in qualche modo va circoscritta all'atto compiuto e l'atto non esaurisce la persona, dobbiamo passare necessariamente a una nozione di responsabilità in termini relazionali. Intendo dire che se noi non comprendiamo, non disponiamo, non collochiamo, non contestualizziamo la condotta illecita in termini relazionali, non ne cogliamo la sua essenza. Se noi continuiamo a voler cercare l'essenza, il cuore, il fuoco della responsabilità penale all'interno dell'animo di colui che ha compiuto la condotta del reo, continuiamo a perdere, secondo me, sempre più col cambiamento sociologico e criminologico, direi, proprio della composizione e della natura dei reati, finiremo per perdere la capacità di combattere le principali condotte illecite. Questo problema di concepire la responsabilità in termini relazionali ci pone anche un altro quesito, e c'è quello: se la risposta penale deve essere concepita in termini giuridici, quindi non soltanto sociologici, dobbiamo pensare che anche il diritto e ciò che la legge dice essere la risposta giusta alla commissione di un reato deve essere pensata anche questo in termini relazionali. Faccio fatica a dire il concetto per chi mi muove, l'ho pensato proprio molto recentemente, ma intendo dire che immaginiamo che la figura dell'abuso del diritto, cioè il fatto che una risposta sia garantita dalla legge, una risposta sanzionatoria sia garantita dalla legge, voluta dalla legge, non ci
preserva dalla intelligenza e dalla comprensione del significato della risposta giuridica che facciamo, perché esiste l'abuso del diritto. Qual è la misura della giuridicità di uno strumento penale o giuridico in generale? È la relazione, perché soltanto rispetto all'altro termine della relazione noi possiamo comprendere se la risposta è sotto, è in, diciamo, è in difetto o in eccesso. Quindi la giuridicità non è garantita soltanto dall'esistenza di una legge che la pone, che pone un istituto giuridico, ma è garantita soltanto dalla qualità della relazione e dalla misura della relazione in cui si pone. Il percorso, quindi, diciamo, che è stato fatto attraverso queste riflessioni, questi studi, questi scritti, è nato da questo piccolo spunto e naturalmente ha proceduto nelle direzioni, nelle molte direzioni si può espandere questo spunto, e cioè quella ordinamentale, quella di porsi il problema se il diritto penale e il carcere sono due opzioni che stanno e fanno insieme, e se riusciamo a continuare a pensare a un diritto penale anche al di là del carcere. Io credo di sì, perché credo che il diritto penale si qualifichi per delle funzioni e delle sue componenti che prescindono totalmente dalla risposta carceraria. Il diritto penale è una branca del diritto. Che è fornita e dotata di poteri di indagine fortissimi, riguarda la lesione di quei beni per i quali disponiamo di mezzi inquisitori che nessun'altra branca del diritto, di cui nessun'altra branca del diritto dispone, è una, diciamo, riguarda, prevede un processo nel quale c'è una ritualità e una modalità particolare di affermazione del diritto, la parte offesa ha un particolare ruolo che non ha nessun'altra parte del diritto, quindi la sanzione carceraria non è essenziale alla definizione del diritto penale come tale. Ecco, scardinato questo binomio, questa congiunzione che sembrava fatale nel fare, diciamo così, in qualche modo indissolubile, tra diritto penale e carcere, credo che ci mettiamo direttamente sul discorso di quali soluzioni alternative possiamo immaginare. Direi che la prova anche iniziale di questi ultimi anni ci ha ampiamente confermato che il rischio carcerario non è più un deterrente per i reati più gravi. Il vero deterrente è la sanzione patrimoniale. Ormai vedevo anche questa mattina, consultando i nuovi testi giuridici che vengono prodotti, ormai il maggiore interesse anche della letteratura scientifica in materia penale è tutta coinvolta e concentrata sulla materia patrimoniale, della confisca, dei sequestri per equivalente. Questo è il tema che più occupa, delle sanzioni interdittive. Questo è il tema sul quale ci stiamo avviando, ne siamo consapevoli o meno, perché ormai siamo anche tutti molto consapevoli di questo. Ormai ci stiamo interessando non soltanto di questo campo. Capiamo che la sanzione carceraria, per quanto sia la sanzione unica ancora nel codice penale, sta diventando nei fatti residuale. Il fatto che la popolazione carceraria sia composta ancora da extracomunitari, adesso un pochino meno, perché naturalmente è caduto il reato di immigrazione clandestina, o di tossicodipendenti, è una realtà che ci spiega molto bene come si stia muovendo, come sia anacronistica la risposta carceraria rispetto alla criminalità di oggi, perché io credo che la criminalità sia veramente in ascesa, ma sia di un'altra natura, di un'altra pasta irraggiungibile della sanzione carceraria, anche se
volessimo essere i tutori della legalità nel modo più diciamo efficace, nel modo più rigoroso, non potremmo rispondere alla situazione carceraria, non faremo proprio nulla, sarebbe la sanzione più inadeguata a colpire certe forme di criminalità, le più alte. Pensate per esempio che in Germania, di fronte ai danni creati da farmaci immessi sul mercato oltre che patogeni, forniere di morte, a un certo punto l'incapacità, l'impossibilità degli strumenti tradizionali di accettare nessi di causalità ha determinato l'applicazione dell'istituto del fatto di lieve entità e tutto si è risolto con un risarcimento del danno e con una rinuncia dell'accusa all'imputazione, una rinuncia vera e propria alla produzione dell'azione penale. Questo ci fa capire che ci dovrebbe mettere sull'avviso, ci dovrebbe mettere in guardia e ci dovrebbe far capire come i paradigmi tradizionali di repressione penale siano diventati unitamente alla sanzione assolutamente impropri rispetto al fine. Io direi a questo punto che possiamo continuare il dibattito, avendo posto quelli che sono i temi principali sociologico e... Sì, diciamo che dalla risposta che è stata appena annunciata abbiamo comunque molta carne al fuoco sul quale dibattere. E in primo luogo anche come carcere visto comunque come paradigma molto resistente, come lei accennava, ma anche questo stretto legame legato appunto alla sicurezza sociale. Rispetto a questo, ad entrambi volevo porre appunto questa domanda, rispetto quindi al tema della sicurezza, perché è un tema che è molto attuale e che è attuale soprattutto nel dibattito sociopolitico degli ultimi anni. E quindi volevo porla entrambi proprio perché avete una dimensione e comunque una propensione diversa, no? L'una sociologica, l'altra giuridica, quindi a mio parere su uno stesso tema si può dibattere in una dimensione diversa. Quindi secondo voi qual è il rapporto tra la pena carceraria, quindi la legalità connessa con la sicurezza dei cittadini, da una parte quindi carcere e legalità, dall'altra carcere e sicurezza, proprio come è stato detto anche nella risposta precedente. Qual è questo rapporto e perché poi è così importante anche nell'attualità? Inizierei con l'avvocato Rimarco. Sì, effettivamente è difficile riprendere tutte le fila del discorso della dottoressa Cecchi, quindi mi limito a quello che suggerisce l'assessore. La sicurezza, una dimensione della sicurezza l'accennavo pure prima, cioè la sicurezza come questione di percezione rispetto alla sicurezza come dato diciamo obiettivo, per quanto il dato diciamo statistico non è solo per il fatto di essere statistico obiettivo. Però c'è questa dimensione della sicurezza che è giocata molto molto di più sulla percezione, una specie da un punto di vista politico, che non sul dato obiettivo. Quindi da un certo punto di vista che non è giusto o sbagliato, c'è un bisogno di rassicurazione più che di sicurezza, che sono due cose differenti. C'è un bisogno di rassicurazione e politicamente l'internamento delle persone risponde a un bisogno di rassicurazione, che è un discorso diverso rispetto a quelli che stiamo facendo, che abbiamo impostato, sia dal punto di vista sociologico sia dal punto di vista, diciamo, posso dire filosofico, posso dire.
è una cosa diversa e dobbiamo rendercene conto, a mio modo di vedere, nel senso che non è legata la sicurezza all'aspetto della responsabilità. Ecco, appunto, l'altra dimensione riguarda appunto la responsabilità. Io, rispetto alla questione della responsabilità e del rapporto che c'è con la questione della sicurezza, vorrei sottolineare soprattutto un punto. Che cos'è che mi dà sicurezza? La custodia della persona all'interno di un muro, di mura di cemento, sapendo che prima o poi questa persona dovrà uscire, non in tutti i casi, esiste ancora che se ne dica, l'ergastolo esiste ancora, sotto forma di ergastolo cosiddetto ostativo, però la maggior parte delle persone che sono carcerate prima o poi dovrà uscire. Allora, la lettura della sicurezza sta nell'aspetto impeditivo. Sapete, noi, tanto per tornare al rapporto, visto che dicevo che altri dati li avete dati, noi siamo lo Stato con più, adesso mi dispiace per gli agenti di polizia presenti, però siamo lo Stato con più agenti di polizia in proporzione. Solamente la Russia ci batte degli Stati europei nella proporzione tra numero di agenti e numero di persone presenti all'interno delle nostre carceri. Questo è qualcosa, ci dice qualcosa relativamente all'approccio che abbiamo. Come ci dice qualcosa relativamente all'approccio che abbiamo la soluzione escogitata qualche anno fa per risolvere il problema del sovraffollamento? Costruiamo più carceri, quindi il piano carceri. Voi sapete che il piano carceri è miseramente naufragato, dovevano essere costruite 11 nuovi istituti e un numero imprecisato di nuovi padiglioni. In realtà di questi 11 nuovi istituti poi sono diventati 4 perché il piano carceri si è ristretto, lavandolo, e sono diventati 4, uno dei quali è Camerino. Di questi 4 nessuno è stato realizzato, tant'è vero che nella contabilità ci hanno messo i carceri che erano già in costruzione prima del piano carceri. È miseramente fallita anche perché poi ci sono state delle inchieste sull'onestà di questo piano carcere, poi l'ha seguito. E insomma, ma il problema è questo: la sicurezza come si costruisce? Costruendo più carceri, che tra l'altro, tra parentesi, significa anche più spesa per gestire tutto il sistema. Già noi siamo lo Stato che in Europa spende di più, circa 150 euro a persona, ma di questi 150 euro la maggior parte, non vorrei sbagliare, adesso cioè, dovrei trovare il dato, circa il 90% di questa spesa è destinata alla retribuzione dei poliziotti di cui parlavamo prima. Cioè c'è una costruzione del sistema incentrata sull'aspetto del confinamento delle persone. Ma dove sta la sicurezza? Nel confinamento di queste persone o nel comportamento, diciamo così, proprio sociologicamente, delle persone il giorno che escono dal carcere? Voglio dire, che cos'è che mi rende sicuro rispetto a questo pericolo rappresentato dalle persone che hanno violato la legge? Il fatto che il giorno che escono posso essere relativamente tranquillo che non recidiveranno, per utilizzare un linguaggio penalistico, ovvero il fatto che per un numero determinato di anni li ho tenuti confinati, li ho deresponsabilizzati e quindi quando escono ho una persona cambiata, sì, ma una persona cambiata in peggio, perché mentre stava in carcere questa persona è stata privata di ogni responsabilità. La cosa che si dice, adesso siamo tra gente del settore, ma la cosa che si dice normalmente quando si fanno le conferenze pubbliche per rappresentare classicamente questo fenomeno è il discorso della domandina, no? Tutto dentro il carcere deve essere chiesto,
la persona che sta in carcere è totalmente privata della propria indipendenza, totalmente privata della propria capacità di decidere, quando in realtà, se è vero, come per il discorso che abbiamo anche accennato negli interventi precedenti, se è vero quello che sta scritto nella Costituzione, articolo 27, lo scopo del sistema dovrebbe essere esattamente quello contrario, cioè di responsabilizzare la persona, perché il trattamento non è tecnicamente o letteralmente rieducazione, ma è responsabilizzazione, così come è inteso nell'interpretazione corrente che si dà dell'articolo 27 della Costituzione. Quindi, dove sta la sicurezza? Chiaramente è una domanda retorica. La sicurezza sta nella persona che esce dal carcere, non nella persona che sta dentro il carcere. Anche per quello che stava dicendo la dottoressa Cecchi, cioè per l'eccellenza della persona rispetto all'atto, così come icasticamente ha detto sottolinea la dottoressa Cecchi. L'eccellenza della persona rispetto all'atto, cioè l'atto è qualcosa che merita sanzione, ovvero merita una reazione da parte della società, ma non esaurisce la persona. E il problema della sicurezza è qualcosa che ha a che fare con la persona prima che con l'atto che ha commesso in passato, ovvero che ha a che fare con l'atto che compirà in futuro piuttosto che con quello che ha commesso in passato. E questa eccellenza della persona rispetto all'atto la vediamo, e mi fermo, la vediamo anche in un'altra contabilità, che è quella dei suicidi, cioè il fatto che delle persone, che il tasso di suicidi delle persone in carcere sia estremamente più elevato rispetto al tasso di suicidi che troviamo all'esterno del carcere, e questa contabilità purtroppo comprende anche i poliziotti, significa che c'è qualcosa che non funziona, che di nuovo ritroviamo su questa dimensione, cioè è il carcere qualcosa che coinvolge la persona nel suo complesso, probabilmente la rende, in molti casi la rende peggiore, ma a prescindere da questo è un'esperienza totalizzante, laddove in realtà dovrebbe essere sì totalizzante, ma in un altro senso, totalizzante nel senso della responsabilizzazione e non nel senso di un'esperienza che porta a riformulare, appunto spesso in negativo, le proprie aspettative, la propria vita, fino ad arrivare ai casi di suicidio che purtroppo caratterizzano negativamente l'esperienza nostra del carcere, anche rispetto all'esperienza di altri paesi. Dottoressa Cecchi? Sì, certamente siamo d'accordo. Gli studi sulla recidiva dimostrano che la recidiva si abbassa tanto più le sanzioni non sono sanzioni carcerarie. Gli studi fatti sulle messe alla prova, sugli affidamenti a servizi sociali, su queste quindi pene alternative date anche in corso di esecuzione, dimostrano che il tasso di recidiva si abbassa tanto più si fa ricorso a queste diverse modalità di espiazione della pena. Questo significa che il carcere non ha di per sé nessuna efficacia deterrente. Quindi non può essere messo in relazione alla sicurezza, ma nemmeno nella fase, diciamo, della minaccia preventiva, perché la minaccia anche della pena di morte, nei paesi dove la pena di morte ancora c'è, non ha mai fatto esistere nessuno al commettere reati più gravi, cioè per i quali compete la pena di morte. Questo anche è ormai acquisito, tutti lo sanno. Perché nella diciamo criminogenesi dei fatti più forti, più lesivi, non agiscono componenti per le quali la minaccia della sanzione, anche dell'ergastolo, ma anche della pena di morte, possono avere alcuna influenza. In qualche modo rispondere a queste pulsioni di morte
con una sanzione che ha su fondo la pulsione di morte, che è la sanzione carceraria, crea una simmetria che ha fatto dire ai più acuti pensatori del problema, della questione, che carcere e delitto attingono le stesse pulsioni in fondo. Cioè, le scommesse sono molto lontane dalla logica di Colombo, del perdono, come tale, ci sono cose naturalmente sempre giuste e belle, ma non appartengono al tema giuridico che dobbiamo risolvere. Io me lo pongo in termini strettamente giuridici, di visione, di rispondere con qualche strumento giuridico efficace ai problemi della sicurezza dei cittadini. Poi il perdono è sempre libero nella modalità che riguarda la coscienza individuale, l'etica di ciascuno, eccetera. Ma noi sul piano giuridico dobbiamo porci il problema di una risposta che non attinga le stesse pulsioni, perché altrimenti siamo dei moltiplicatori delle stesse pulsioni. Cioè, il fatto che venga somministrato il test antisuicidio all'ingresso in carcere ai nuovi giunti, del test ministeriale che viene somministrato a tutti, anche quelli che hanno compiuto il piccolo furto, e dice molto, dice addirittura che la risposta carceraria è di molto più grave di quanto commesso. Cioè, rispondere sulla persona per un atto di furto va molto al di là della legge del taglione e della simmetria, del retribuzionismo così come inteso in senso tradizionale. È una risposta di molto sproporzionata rispetto a quello che ha commesso. Allora, il tema giuridico si concentra sul fatto di trovare una risposta giuridica proporzionata all'atto, commisurata all'atto. Non a caso noi abbiamo il diritto penale sostanziale del fatto o dell'atto e abbiamo ancora un diritto sanzionatorio della persona, non stanno insieme. Dobbiamo trovare un diritto sanzionatorio dell'atto. Mi sembra che l'impostazione sia semplice in un certo senso, in termini teorici. È per questo che le sanzioni patrimoniali hanno grande efficacia. Perché se noi interroghiamo anche i criminali associati ai delinquenti, i più grandi, i mafiosi, abbiamo tante di queste situazioni, sono piene di testimonianze di questi. C'è un altro, diciamo, la pubblicazione dei loro interrogatori, gli atti e i processi che riguardano questi soggetti ci dicono come nessuno ha avuto timore del carcere, ma se gli si è toccata la casa, la villa o il patrimonio, i sconfinati che hanno accumulato, questo veramente gli faceva paura. Cioè, il vero deterrente è questo. Quindi, per tornare al tema della sicurezza, io credo che la sicurezza vada realisticamente impostata sul piano di quale sanzione effettivamente deterrente per un reo, un criminale, una persona che intende commettere un atto illecito rispetto alla commissione di quell'atto illecito. La domanda va impostata in termini pragmatici di questo tipo. L'esperienza ci dice che ci sono sanzioni deterrenti in questo senso, non sono una sanzione carceraria. La sanzione carceraria è deterrente naturalmente per persone che hanno commesso dei fatti che non intendono rischiare il carcere, sono persone che si ritengono prevalentemente persone etiche, morali, eccetera, che però hanno commesso dei fatti illeciti, è capitato di essere incorsi in atti illeciti e hanno francamente timore di una risposta carceraria. Ma direi che questa non è la strada sulla quale deve porsi ovviamente il legislatore penale. Quindi questa. Bene, quindi abbiamo parlato appunto di pena carceraria, di legalità connessa alla sicurezza. In questo quadro giuridico ma anche sociologico, secondo voi qual è il ruolo della vittima e qual è anche il problema che si pone nella percezione di questo ruolo? Dello Stato di punire, come accennava la dottoressa Cecchi, nasce principalmente, almeno nella prospettiva del garantismo, come una forma di tutela della persona che viene punita, della persona che ha commesso un delitto, un crimine, un reato. È una forma di tutela verso la vendetta.
cioè nasce lo Stato civile nel momento in cui la vendetta viene sottratta alla dimensione del clan, della famiglia, della legge del più forte, della legge del taglione, e diventa un monopolio da parte dello Stato. Questo principalmente è a tutela della persona che ha commesso il crimine, in maniera tale da salvare. Da salvarla dalla vendetta. Ora, se questo è il fondamento del garantismo, bisogna fare una precisazione preliminare circa quello che è quello della vittima. Cioè non possiamo mettere il reo nelle mani della vittima e non possiamo mettere la punizione del reo nelle mani non possiamo lasciarla alla scelta della vittima. Perché significherebbe negare il fondamento garantista su cui si fonda tutta la nostra civiltà giuridica. Detto questo, fatto questo caveat, il ruolo della vittima può invece diventare essenziale. Può diventare essenziale, io credo, soprattutto nella prospettiva delle sanzioni alternative, ma più precisamente delle sanzioni di comunità, nel senso che, per quello che stavamo dicendo anche un attimo fa, le sanzioni dovrebbero essere un modo per recuperare la dimensione relazionale della vita di una persona. In questo senso, il recupero di questa dimensione relazionale richiede un coinvolgimento, in primis ovviamente della vittima, ma non solo della vittima, ma anche della comunità all'interno della quale la persona chiede di poter rientrare. Quindi la sanzione non è solo questione di espiazione, ma è anche questione di ricostituzione del rapporto con la comunità, e di qui il ruolo essenziale che può avere la vittima, appunto precisando che non può essere messo nelle mani, non è una questione di perdono o non perdono, quindi se viene perdonato allora c'è un certo tipo di punizione, se non viene perdonato allora un altro tipo di punizione, no. Il ruolo della vittima è importante in quanto la vittima rappresenta, da questo punto di vista, il canale attraverso cui alla persona viene data una seconda possibilità, che è quello che dovrebbe garantire il sistema, un sistema che va al di là della punizione, ma va nel senso del ripristino di un ordine violato sicuramente, ma anche del ripristino di una dignità che rischia di essere negata e che invece va ricostituita all'interno di una comunità in capo al soggetto che si è reso responsabile di atti antigiuridici e talvolta anche efferati. Ma tutti, in quanto persone, devono avere questo tipo di possibilità. Questo tipo di possibilità non dipende solamente dalla persona, ma dipende anche dalla controparte. E la controparte non è solamente la vittima, a mio modo di vedere, ma è la vittima all'interno di una rete di relazioni sociali. Silvia C. Sì, io sono d'accordo. C'è questa grande ambiguità nel trattare la vittima. Da una parte la vittima ha assunto oggi un ruolo che non aveva mai avuto in passato, e sotto questo aspetto anche la normativa europea ha dato un grande impulso a una promozione del ruolo della vittima sotto molti aspetti procedimentali, di risarcimento effettivo, di riparazione, di diritti anche alla presenza nel processo, al suo protagonismo nel processo penale. E vittime deboli, ma anche vittime non deboli.
Questo è un bene. È un bene perché serve a riposizionare la condotta illecita in un rapporto reazionale. Su questo non viene più. Aver assistito, come ci ha dato assistere, a episodi di mediazione, che ancora poi si praticano molto poco, perché non abbiamo nemmeno la cultura della mediazione direi in Italia, è una cosa entusiasmante, perché si vedono, si vede come che cosa ci sia dietro la logica del reato, almeno di certi reati, quindi a fondamento strettamente interpersonale. Perché la mediazione è una pratica che va rivista, va interpretata come un momento interno al processo penale, non come sostitutiva del processo penale, ma al cui interno svolge un ruolo fondamentale. Immaginate cosa vuol dire in relazioni di durata, relazioni interpersonali a vincolo forte, per così dire, che cosa significhi affrontare il problema di questo vincolo e creare, diciamo, quello che è proprio la dinamica della tragedia greca, alla catarsi finale, la crisi del rapporto alla catarsi. È qualcosa di straordinariamente potente per chi lo osserva, per chi lo vive, drammatico nel senso tecnico della parola, ma anche molto catartico, molto risolutivo. Ci si rende conto che la costruzione del nemico è uno dei principali momenti del delitto. La decostruzione del nemico è proprio uno degli obiettivi della mediazione. La mediazione serve a responsabilizzare, serve in fondo a decostruire, a demolire nelle parti confliggenti la paura dell'altro, che poi è la radice del senso del nemico, no? Le pratiche di mediazione sono fondamentali a questi fini, sia negli ambiti endofamiliari, sia negli ambiti di relazioni di prossimità varie, di vario tipo, che possono essere anche ambienti relazionali come quelli di lavoro, come quelli di vicinato, e tramite quelli familiari. E quindi è fondamentale, secondo me, il protagonismo della persona offesa, perché è l'unica contestualizzazione dell'atto criminale quando venga spostato il suo fuoco dall'interno della psiche del reo, venga spostato su. Qualche cosa di incompatibile con, diciamo così, la delega che lo Stato si prende di punire secondo quello che la vittima vorrebbe. Questo clamore, questo reclamo, diciamo, che hanno i parenti delle vittime o le vittime stesse quando sopravvivono di fronte alla reazione per certe tipologie di reati, è quanto lo Stato deve recusare, perché lo Stato moderno nasce proprio perché rifiuta questa logica, cioè scelta della sanzione secondo la volontà e la disposizione della vittima e le richieste della vittima. Cioè lo Stato deve farsi carico di ben altro, anche della tenuta della legalità complessiva dell'ordinamento, della tenuta della collettività, della tenuta della fiducia tra il cittadino e lo Stato, perché la risposta penale attiene e riguarda anche questo momento. Se la risposta penale è una risposta aggettiva come pareva la parte privata, ovviamente lo Stato perde il diritto a essere rispettato. Quello che noi rileviamo oggi, cioè la perdita di fiducia da parte del cittadino nel corpo dello Stato, è anche una delle conseguenze di questo errore della sanzione penale. Secondo me l'errore della sanzione penale è decisivo nel compromettere, ormai si è compromesso il rapporto al cittadino dello Stato, perché viene vissuta come ingiusta dalla vittima che non ha riparazione e dal reo che ha una sanzione che sente come ingiusta. Quindi la sanzione penale scontenta sia la vittima che il reo, trasforma il reo in una vittima e scontenta la vittima, perché la vittima si vede o troppo poco risarcita o affatto risarcita, o addirittura offesa, perché il reato che ha subito ha di fronte, ha come corrispettivo, un colpevole
che in qualche modo viene a piacere poco, insomma, subisce le sorti che conosciamo tutti. E qui c'è anche il nostro discorso, ma possiamo anche di farlo, tra, diciamo, il concetto di una legalità sostenibile e il concetto di una legalità formale, normativa. Noi magistrati siamo legati all'idea della tutela di una legalità secondo legge, dobbiamo obbedire a questo concetto. La società civile ci dimostra una legalità reale, una legalità sostanziale, in termini di sostenibilità, qui risposta al problema. A parte il problema del rapporto tra legalità e giustizia, che è il tema di Antigone, di Antigone su come di Antigone di Sofocle, cioè se la legalità corrisponde sempre a un senso di giustizia, ne sembra benissimo che non è così. Non tutti noi siamo contenti di certe leggi, anche la legge sull'immigrazione clandestina è una legge che nessuno di noi ha sentito, nemmeno noi magistrati, che abbiamo dovuto applicarla, l'abbiamo anche applicata talvolta. Questo è un tema diverso, il rapporto tra legalità e giustizia, lo Stato si giudica anche dalla corrispondenza che riesce a attuare, dall'armonia che riesce a attuare tra la legalità formale e la giustizia sostanziale. Questo è un tema. Ma io mi pongo il problema invece di giudicare oggi il paese Italia come paese di una legalità che del tutto viaggia su una direttrice completamente lontana dalla legalità praticata. Perché la legalità praticata di cui tutti parlano è una legalità a metà, in cui c'è un'ampia tolleranza di licenza per certi reati soprattutto. E c'è difficoltà anche a impostare il problema, perché noi immaginiamo quelli che sono i danni, per esempio, ambientali, danni di determinate aziende, danni non soltanto di infortunistica, di infortuni sul lavoro, ma di malattie professionali, o di danni appunto di inquinamento ambientale, sull'alimentazione, sul genere, eccetera. Tutti questi reati sono di difficilissima analisi, di difficilissima indagine, di difficilissimo accertamento proprio di una responsabilità. E questo è un grosso problema che ci pone dei interrogativi su quella della sanzione. Davvero dove vogliamo andare con la sanzione carceraria? Non arriveremo certamente a colpire questi livelli di criminalità che oggi sono di portata sempre maggiore e che non sono raggiunti dalla sanzione carceraria, perché per definizione sfuggono a un tipo di risposta che non viene percepita come deterrente in nessun modo. Su questo possiamo anche aprire un dibattito su questo tema, che sia anche decisivo. Sì, rispetto anche alle vostre risposte, in particolare secondo me avete centrato alcuni punti che sono un po' di premessa rispetto alla domanda che vorrei farvi adesso, la penultima domanda, poi dopo apriamo anche il dibattito, se ci sono anche interventi o domande da porre. Prima la dottoressa Cecchi parlava appunto di una tutela della legalità complessiva e di pratiche di mediazione. L'avvocato Animali parlava appunto di una ricostruzione di una dignità perduta, di un recupero di una dimensione relazionale. In questo quadro e anche in questi elementi di discussione che avete comunque citato, qual è, cioè come si pone il problema delle sanzioni possibili alternative? Qual è l'alternativa su cui porre un modello preciso, un modello anche di sanzione differente rispetto a quella tutela di una legalità effettiva che deve esistere e non quella, non una legalità pratica di fatto parziale, no? Come si accennava prima. Passerei la parola all'avvocato Di Mario. Difficile fare un discorso organico, soprattutto per me che di mestiere faccio l'avvocato ma non è penalista. Solamente un flash sulla messa alla prova. Ecco, pare che la messa alla prova vada in questa direzione, se non altro per quel tipo di reati di cui parlavo nell'intervento precedente, rispetto ai quali è necessaria un coinvolgimento della comunità
nel processo di riabilitazione, di reinserimento della persona. È chiaro che poi esiste tutta un'altra serie di reati, quelli che accennava un attimo fa la dottoressa Cecchi, che tra l'altro non generano allarme sociale, no? E quindi anche per quello il trattamento e l'atteggiamento è differente, rispetto ai quali invece occorre studiare forme di sanzioni alternative che peraltro già esistono dal punto di vista tecnico. La dottoressa Cecchi ha accennato più volte a sanzioni come la confisca, ovvero le sanzioni pecuniarie. Ecco, più che individuare le singole sanzioni è mettersi in un'ottica rispetto alla quale è un dato di fatto la necessità di superare il carcere come forma di sanzione unica, tendenzialmente unica, e forma di sanzione che va bene un po' per tutto. Ecco, siamo arrivati in una fase, e anche l'evoluzione della legislazione fortunatamente lo sta dimostrando, in cui questa concezione sta per essere superata, con tutta una serie di vantaggi e anche con una serie di problemi, per quello che riguarda per esempio la possibilità di commisurare le sanzioni e di garantire un'equità delle sanzioni rispetto alla gravità dei comportamenti, laddove con la sanzione carceraria dà la possibilità di una misurazione dell'affettività che la differenziazione delle sanzioni tende invece a disperdere. Però se superiamo la concezione principalmente retributiva della pena, probabilmente riusciremo anche a pensare ad un'equità delle sanzioni, sia pure nella loro forma, una forma così differenziata, verso cui penso che stiamo veramente andando. Chiedo scusa, sono persone che devono stare sì. A casa alle 24, magari se vogliono intervenire prima. Sì. Diamo volentieri la parola. E se ci sono delle persone che vogliono intervenire oppure domande, noi siamo aperti, non c'è nessunissimo problema, quindi veramente se avete piacere di intervenire su quanto detto, che è già insomma una tematica piuttosto confusa. Posso? Prego, secondo. No. L'argomento è molto complesso, per cui non è facile impostare, spero di riuscire. Cioè, il nostro è uno stato di diritto che nasce da concetti, da principi illuministici, quindi dalla rivoluzione francese, quindi tripartizione dei poteri. Questo presupponeva, se non sbaglio, sono una sinergia, un'azione sinergica tra i tre poteri, nel senso che la gestione era separata, appunto per evitare un eccesso di potere nella stessa persona, nello stesso gruppo di persone, ma in tutti e tre i poteri dovrebbero agire per lo stesso fine, ultimo. Non vi sembra che da un po' di anni a questa parte, da troppi anni a questa parte, è venuta meno questa sinergia, nel senso che, ha accennato la dottoressa Cecchi, se non sbaglio, a una legislazione non più adeguata tante volte. Una legislazione che tante volte mette nell'impossibilità anche l'altro potere esecutivo giurisdizionale di far valere poi la pena per quello che dovrebbe essere, e perché tanto di fronte a una violazione di un diritto una pena ci deve essere, adesso, o pena detentiva, o pena pecuniaria, o qualunque altro tipo di pena ci deve essere. Nel momento in cui il potere legislativo emette delle leggi che aprono le porte a 10 interpretazioni tutte logiche, e questo è funzionale al raggiungimento di non so bene quali fini, però di fatto si verifica questo, e non pensate che
viene meno questa sinergia tra i tre poteri. Facciamo di domande. Se c'è qualcun altro. Io vorrei rivolgere una domanda alla dottoressa. Noi rappresentanti dell'Istituto di Pesaro abbiamo montato una camera, per non dire una cella, e siamo stati anche gentili perché non abbiamo visto la terza branda. Quindi le volevo chiedere, dottoressa, io ho sentito queste parole da lei che recitavano risposta giuridica con misura d'atto. Io volevo sapere da lei, dottoressa, lei sarebbe favorevole a votare il reato di tortura in Italia? Altre osservazioni o altri interventi? Questa sera abbiamo sentito che oltre che il carcere una risposta fallimentare è una risposta che non troviamo nella nostra Costituzione, perché nella Costituzione non si parla mai di carcere. Non è nominata, si parla di pena rieducativa. Oltre che il fatto che il carcere non debba essere una risposta, perché è inutile e perché non è una risposta che viene nominata, l'alternativa che sento in questo periodo sia a livello macro sia a livello micro, quindi anche in questa stanza questa sera, è quella che la portiamo su una questione monetaria. Perché monetaria, nel senso che, mi spiego, in Italia sono state date delle risposte per la sentenza Reggiani, quindi la CEDU, non per una questione umanitaria, ma monetaria, nel senso che l'Italia doveva pagare parecchi soldi se non incorreva dei provvedimenti, che provvedimenti poi, come ci ha spiegato anche Samuele, magari sono stati interventi costituzionali, che sono intervenuti in determinate leggi che hanno favorito, oppure sulla questione delle misure alternative, che di fatto quella più utilizzata, che è aumentata, è anche quella della detenzione domiciliare, che è come portare il carcere a casa propria, tra le misure alternative, diciamo che non è quella proprio più socializzante e educativa. E quindi per non pagare troppo ci siamo adeguati. La risposta che ho sentito stasera è stata quella della confisca, quindi come deterrente quella monetaria, no? Che però, rispetto anche, riportando sempre a livello costituzionale, faccio fatica a vedere che sia una risposta a livello rieducativo, quella della confisca, comunque monetaria. Perché poi, se io vado a guardare anche le persone che stanno in carcere, sì, potrà essere deterrente per quelli che hanno delle ville da perdere o dei terreni da perdere o delle cose da perdere, ma io in carcere vedo tanta gente che non c'è niente da perdere. Allora a quel punto mi viene da dire che questo tipo di pena non sia deterrente. È stato accennato qui alla messa alla prova o alle misure alternative al carcere che hanno dei dati a livello di recidiva ottimi, allora non capisco perché non si possa, ci si possa soffermare un po' più su questi invece che farne sempre una questione monetaria. Ci sono altri interventi? Allora, passo la parola alla dottoressa C. Allora, intanto secondo quello che diceva l'avvocato, io sono perfettamente d'accordo che le sanzioni alternative non assolvono una funzione fondamentale della sanzione carceraria, cioè quella di essere un parametro unico che serve a valutare bene. Noi non possiamo dimenticare, dobbiamo essere pragmatici, che la sanzione penale è un indicatore di valore dei beni,
se noi avessimo un codice penale in cui la sanzione fosse qualcosa di affidata ai giudici dei progetti non meglio definiti, progetti rieducativi non meglio definiti, e nessuno ci capirebbe più niente. Perché allora non si capisce la differenza tra l'omicidio, lo stalking, il furto in abitazione, il furto non in tutti i reati che esistono, che hanno la loro gerarchia, perché riguardano una gerarchia tra i beni offesi, perdere il loro qualunque valore. Quindi, io credo che si dovrebbe passare per un codice penale che comunque prevede delle sanzioni omogenee, che siano portate da delle grandezze comparabili fra loro, che consentano una gerarchia tra i beni. Noi sappiamo qual è un ordinamento quando sappiamo che pene dà, che valore dà a determinati beni. Io cito spesso in questi casi un esempio di un processo penale in cui la morte di una ragazza che veniva dal terzo mondo, che era una figlia di nessuno, che era stata uccisa da una persona quotata, localmente quotata, da un professionista, un medico molto stimato, in un accesso di particolare passionale, ovvero momentaneo, è stata giudicata come una morte in fondo che valesse poco. E di fronte ad una pena piuttosto bassa, io mi sono sentita chiedere una pena piuttosto alta, perché la pena alta significava, in questo caso, valorizzare il bene offeso, non significava punire ed affliggere il reo. Dopodiché il discorso della commutazione della pena valore, cioè la pena che dà un valore al bene offeso, in un progetto di recupero e di un programma, è vero, di rieducazione, è un passaggio che deve avvenire immediatamente dopo, contestualmente, come volete, ma logicamente differenziato. È ovvio che si può chiamare pena detentiva, si può chiamare quota, si può chiamare in qualsiasi modo, ma ci vuole una grandezza che voti i beni offesi, altrimenti noi non sappiamo in che mondo viviamo. E diritto penale una grande funzione di ordinare dal punto di vista proprio valoriale, assiologico, no? La società in cui viviamo, noi dobbiamo sapere in che dimensione siamo, come è valutata l'uccisione di un bambino, come è valutata quella di un adulto, lo sfregio di una donna, come è valutato ogni tipo di, come è valutato i falsi bilancio, perché no? Cioè se viene influito pochissimo vuol dire che la società che consente determinate, no? E quindi è inutile che vada avanti. Ci siamo capiti. Detto questo, il problema delle sanzioni che mi è stato posto, no, c'è differenza tra la sanzione patrimoniale e quella pecuniaria, eh? Sanzione patrimoniale, confisca, è una pena accessoria, non è la sanzione principale. Allora, quando io requisisco un patrimonio mafioso, parlo di una criminalità naturalmente di tipo economico, no? Predatoria. La requisizione di un patrimonio, la confisca finale, oppure di un bene culturale esportato in modo illecito, o che posso dire la requisizione e quindi la confisca di un'impresa totalmente illecita, di un'azienda che opera in modo totalmente illecito, perché è un'azienda criminale, cioè nata per finalità di riciclaggio, di quello che vogliamo, non è la sanzione pecuniaria. Se pecuniaria non è la multa, voglio dire, parliamo di un'altra cosa, ecco. Quindi se pecuniaria in certi casi è insostituibile, a mio avviso. È chiaro che non si presta all'immigrato, no? L'immigrato clandestino, non si presta naturalmente al rom che ha rubato, in questo caso scattano tipi di sanzioni. Io voglio dire che oggi, no, nel mio lavoro, lo vedo nel mio ufficio, noi, colleghi, noi magistrati del pubblico ministero, siamo soddisfatti quando contrastiamo una certa criminalità, quando riusciamo veramente a togliere il tappeto sotto i piedi di coloro che delinquono, perché riusciamo a togliere l'humus sul quale il crimine si è sviluppato. Questo humus non è necessariamente di proprietà di un singolo, può appartenere a molti, può appartenere a persona giuridica. Non dimentichiamo che la grandissima conquista nel disinnescare la sanzione carceraria è stata quella della penalizzazione dell'attività della persona giuridica. La persona giuridica è una persona giuridica, cioè è una stazione, no? Un'azienda, mente. È una persona giuridica appunto che non è antropomorfica.
è costituita da molte persone, a consiglio di amministrazione, le soci, la segretaria, a beni, eccetera, sappiamo che cos'è la persona giuridica. Il fatto che una volta si diceva societas delinquere non potest, e oggi si dice societas delinquere potest, è uno scardinamento della sanzione penale. Oggi noi non facciamo processo serio senza imputare le persone giuridiche. Le persone giuridiche cosa prendiamo? Non è che vengono in carcere. Già questo vi dice come il carcere sia poco essenziale al diritto penale. Perché se noi riusciamo a colpire e sanzionare la persona giuridica attraverso la sua incapacitazione, o se vogliamo il sequestro del suo patrimonio, tutto questo, capiamo benissimo che ci sono degli strumenti molto più efficaci della sanzione penale, del carcerale. Quindi non confonderei la sanzione pecuniaria con la sanzione patrimoniale, senza dire poi che la sanzione pecuniaria, che è la sanzione principale, per esempio in Germania, detto che il tedesco vede la sanzione pecuniaria come la prima delle sanzioni, nel carcerale viene dopo, non lo vuole, per noi il contrario, no? C'è un monopolio totale, pena unica quella carcerale, e poi ci sono le altre sanzioni. È una pena che ci si conquista anche lavorando. Cioè, non abbiente, nulla tenente, non è detto che sia non passibile, ossia diciamo sospetto di incostituzionalità una legge che prevede la sanzione pecuniaria, i danni di nulla tenente. Il nulla tenente può essere punito per quote progressive a seconda del lavoro che svolge e che gli può essere imposto. Allora, posto che secondo me comunque la sanzione deve essere un misuratore di valore dei beni, ci deve essere un momento commutativo di questa irrogazione della sanzione in un progetto. Questo è osservante della Costituzione, della rieducazione, e il progetto migliore che oggi esiste, anche se per una fascia di reati fino a 4 anni, una fascia bassa, è un tentativo, all'inizio esisteva già nel diritto minorile, esiste ancora ovviamente il diritto minorile, ma è quello della messa alla prova, la quale prevede una serie di condotte preparative, mediative, risarcitorie verso la comunità, restitutorie, impegnative, di lavoro di pubblica utilità, responsabilizzanti, non deresponsabilizzanti, quindi ovviamente rieducative. Quello che manca a noi a immaginarci la sanzione alternativa in quest'ottica, abbiamo conquistato una cultura della sanzione alternativa. Non so se mi sono spiegata, soltanto perché per adesso ancora la sanzione alternativa è qualcosa che non è niente, acqua fresca, cioè, vabbè, alla mappa, la messa alla mappa, come dire niente, sì, facciamo qualche cosa. E noi stessi magistrati, quando facciamo un progetto di mappa, adesso le rispondo alla sua domanda sulla tortura, quando la facciamo è come se fosse la giustizia di serie B. Cioè non stiamo dando il carcere, quindi stiamo facendo qualche cosa, sì va bene, un po' di questo, un po' di quello, c'è la segreta sociale, c'è lo psicologo, c'è un po' di mediazione, c'è un po' di tutto, ma in realtà non è una sanzione, cioè è un piccolo scotto che si paga, ma in realtà non si paga la mera sanzione penale. Ecco, questo deve essere rivoluzionato nella nostra logica di cultore del diritto. Dobbiamo cambiare proprio questa logica, questa mentalità, in altri paesi è già cambiata. Nati paesi una sanzione alternativa è considerata tutto diritto, una sanzione penale gravissima, temutissima e quindi con efficacia di prevenzione generale, ex ante, no? Di deterrente. Il problema che diceva sulla dice adesso questo discorso sulla sinergia, naturalmente la qualità delle leggi, la qualità delle fonti, oggi si sono aggiunte le fonti sovranazionali. È un problema molto grosso questo, che le leggi siano fatte appositamente male, questo è un tema politico. Noi naturalmente siamo l'ordine giudiziario che dobbiamo, certo. Dobbiamo fare una cosa però, non siamo la bocca della legge come diceva Nero Montesquieu, noi siamo i mediatori tra la norma e il caso pratico, e il caso concreto e la vicenda concreta. Questa mediazione noi facciamo un grandissimo passaggio da quello che si chiama aspetto nomografico a quello che si chiama aspetto ideografico, cioè tra la norma generale e il caso particolare. L'umanizzazione della norma astratta nel caso concreto la fa il giudice,
quando gli riesce, poi può non riuscire per niente, però se gli riesce, questo è il suo compito. Quando la legge è particolarmente invisa anche al magistrato, può fare obiezione di coscienza, come può fare il medico di coscienza. C'è chi non si è sentito di applicare la legge sulla immigrazione clandestina, ma più che obiezione di coscienza, diciamo, ha sollevato la questione di incostituzionalità e l'abbiamo vinta. Quindi è durato poco, noi abbiamo un modo di esercitare la nostra obiezione di coscienza, cioè protestiamo contro la legge, sospendiamo l'applicazione e rimandiamo il caso alla Corte. Questa è una risorsa che la legge ci dà e che ci consente di perseguire quella sinergia di cui le parlava, il più possibile naturalmente, certo. In modo così. Però diciamo che con Geni è fatto abbastanza bene, perché se la legge non risponde alla legge specifica, alla legge comune, ordinaria, non risponde alla legge fondativa, noi possiamo fare un'eccezione. Una cosa pratica, può rispondere a lui, dobbiamo andare. Sì, certo. Allora, dicono che una norma penale che crea fattispecie di tortura sia quasi impossibile da scrivere. Io credo che sia facile da scrivere, anzi, siccome questo l'ha detto un grosso professore universitario, che poi fa parte della commissione legislativa che dovrebbe creare, perché attenzione, la legge sulla tortura è un ordine che abbiamo ricevuto dalla CEDU e dalla Commissione Europea. Noi abbiamo il dovere, ci è stato imposto di creare a livello di Stato Italia, quindi Parlamento italiano, questa legge. Si è detto che una legge non scrivibile, io credo che possa essere scritta. Credo che potrebbe essere molto bello, anzi, che ciascuno di voi che ritiene di aver vissuto questa condizione possa dare suggerimenti per come scrivere una norma. C'è l'ergastolo ostativo, è tortura, ma che dobbiamo scrivere? Ma che cosa dobbiamo scrivere? Appunto. Io non capisco questa cosa. Almeno chi ha la pena di morte ha la dignità di sparare una siringa di veleno sulle vene di qualcuno e ucciderlo davanti a 20 cretini che lo stanno a guardare. Noi non ci abbiamo nemmeno la dignità, gliela spariamo piano piano questa siringa e lo facciamo morire togliendogli la dignità ogni secondo, perché è tortura. È tortura. Di che cosa stiamo parlando? Stasera le parole sono state tante, ma possiamo dire. E allora? Quello che lei dice. Addomona, ricordo che negli anni 50, nelle sue bellissime edizioni di diritto penale. Mi dispiace che non posso scordarla, perché questi, se arrivano a mezzanotte, arrivederci. Prendiamo la scarpa. Andiamo. Scusi, ma è molto importante che non è che va in casa. Ciao. Ciao. Dunque, io, se siete d'accordo, visto che comunque è andata anche un'ora abbastanza tardi, chiuderei. Ringrazio ancora dottoressa Cecchi, ringrazio l'avvocato Animali, ringrazio voi per la partecipazione e anche per aver ascoltato veramente fino alla fine tematiche complesse, anche diciamo in continua evoluzione, per così dire, e in continua evoluzione anche da un punto di vista di discussione, di confronto teorico e di dibattito, che secondo me, a mio avviso, dibattiti come questi servono anche per capire un po' quali sono i punti di discussione, i punti di confronto, ma anche i punti di incontro. Grazie mille a tutti e buonanotte.